Ok, se mi vuoi dire il tuo nome e il titolo della mostra e se vuoi dirmi qualcosa di questa mostra in particolare. Il tuo nome? Io mi chiamo Chui, È nato in Cina, nato in giusto? E Cina, vivi? già, sì, io siamo qua già 11 anni, io Sì? viviamo a A Firenze, però Firenze. intanto lavoriamo fra Cina, Italia e anche tutto il mondo. Io Ah, faccio sì, la ho letto. consulente del Museo Nazionale d'Arte della Cina. Della scusa? Museo Nazionale Ah, d'Arte museo. della Cina, Quindi sarebbe chiedo di bello. Ministero cinese. Sarebbe bello venire in Cina a vedere anche gli artisti Sì, cinesi. anche il nostro Sarebbe museo, interessante. Certo, il sì. tuo museo. Quindi In quale ho. città tu ti occupi di vari musei in Cina? Sì, Pechino. Pechino, Pechino, ok. sì. E ti trovi bene, diciamo, in Italia? Tutto sommato, Sì. sì. Noi sì, ci piace Beh, e qui. qualcosa di questa mostra? Questa mostra, che è la prima mostra che io Guardiamo un po'. faccio, qua faccio a Milano, quindi si Sì. chiama Ah, la Rivoluzione Gentile. Quindi una sì? cosa, questa opera dietro di me si Sì? chiama Mille Parole. Ah! Perché Mille Parole? Ce l'abbiamo tutti Mille Parole, però Parole. questa idea proprio da un antico libro si Sì? chiama Mille Parole. Fino ad oggi già più di 1500 anni di storia. L'idea da proprio un imperatore, si vuole insegnare, voleva insegnare ai suoi figli, quindi ha trovato Mille Parole da un grande calligrafo cinese, si chiama Wang Shizhi, fa questo libro, però alla fine fa confusione, non funziona, quindi dopo ha parlato con un ministro, sì, con un ministro Sempre per fare però questo. 1500 anni fa, sempre tutta questa cosa. Per Perché era questo troppa confusione, libro, in sì, per questo questo libro libro. era un po' Quindi questo complicato. ministro ha fatto questo libro. Questo libro è proprio a prendere da tanto importante cultura cinese come taoismo, buddista, Confucio, tante cose, quindi importante. E Invece, la relazione con questi tuoi quindi mia disegni con idea questo proprio libro, da qual questo. è? Ah, Però ogni guardiamo anche sì, questo. ogni dinastia, sì, ci sono tanti calligrafi, loro scrivono questo Mille Parole, anche loro, però loro scrivono presente. Per me è importante, io ho scritto in futuro. Quindi questo Mille Parole io faccio, non fa conoscere, invece loro fanno tutto, si conosce questo di che cosa significa. Invece mio no, Il mio tuo una no, cosa, è concettuale, un po' sì, una cosa spirituale. contemporanea, Sì. già cambiato tutto, ho cambiato tutto, quindi una cosa. Facciamo un giretto. Sì, Sì. quindi queste Mille Parole magari ho scritto per in futuro, magari come Firenze, come Milano, magari da fuori si vede, ho questo a 500 anni di storia, però dentro Quindi cambiato per il tanto. futuro loro leggeranno come potessero leggere Sì. qualcosa come fosse il primo ministro di 1500 anni fa, invece adesso ci sei tu Sì, Ho già cambiato capito. tutto, come da fuori, come una cuscio della cultura. Invece mio questo non si conosce, magari dopo 2 anni, 2000 anni, si fa Tu conoscere, sei e questo è una parola. un Per ora, progetto, un come la progetto. cultura si cambia, si passa il tempo, si cambia, chi si sa in futuro che cosa dobbiamo scrivere? Questa è Scrivere. l'idea di Mille Beh, speriamo Parole. siano tutte cose belle, che sia un futuro anche roseo, diciamo, anche se qui è nero, però. Perché tu hai fatto tutto nero per una ragione? Sì, perché questa Perché idea. Perché riprendono la scrittura che è sempre ho usato tanto il China nero. incrocio Sì, cinese, però infatti. questo Mille Parole ho scritto, Sì. io dico, io ho scritto questa idea, perché proprio ho preso l'idea da calligrafia cinese, lo spirito da calligrafia Sì, cinese, sì. però la forma da lì, lo spirito cambiato, Sì, l'hai presa da lì, ma l'hai cambiata, l'hai a secondo, seguendo il tuo spirito. Ok, andiamo a vedere lì. Ah no, e poi questi, scusa, per terra cosa sono? Questa è un'altra opera. Sì, questo ci sono 500 pezzi di 500 pezzi. 500 pezzi, però 30 pezzi di originale, di pietra antica, però è negativo.
quindi da questo 3 da capito, bene, è fatto positivo, sì. Quindi è come vecchio, nuovo, già la parola positivo, sì. È già positivo, sì, come femmina, maschio, sì, certo, sì. Anche c'è questa frase importante di Taoismo, da 1 per 2, 2 per 3, 3 per tutti, ho capito, sì. Molto mi piace vedere tutta questa ripetizione, sì. A me piace quello che è ripetuto tante volte come qui. Ti ringrazio molto, ripeti perché era durato il tuo nome. E Chiu Yi, mi chiamo Chiu Yi. Della Cina, ma vivi a Firenze. Sì. Grazie tantissimo. Grazie. Ciao. 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 Ciao.